Il Senato americano ha dato l'approvazione finale al piano del presidente Obama da 500 milioni di dollari volto ad armare e addestrare le milizie moderate che in Siria combattono contro gli estremisti dell'ISIL. Annunciato il 10 settembre scorso, il piano è stato rapidamente adottato dal Congresso in uno sforzo bipartisan. Come americani non cediamo alla paura, colpire i nostri cittadini, minacciare gli Stati Uniti o i loro alleati non ci divide, al contrario ci unisce. Le forze americane dispiegate in Iraq non sono e non saranno chiamate a combattere, la loro missione è consigliare e assistere i nostri partner sul terreno. Più di 40 nazioni, tra cui diversi paesi arabi, hanno aderito, secondo il governo americano, alla coalizione internazionale anti-ISIL. Anche il presidente francese Hollande ha annunciato attacchi aerei contro l'ISIL, ma solo su territorio iracheno. Intanto nel Kurdistan iracheno continua la battaglia tra le forze Peshmerga e i ribelli dell'ISIL. Questi dichiarano di aver conquistato una quindicina di villaggi curdi intorno alla città di Ain al-Arab, mentre i Peshmerga rivendicano la liberazione di altri villaggi.